vi parlo dal divano di casa mia, e sto seduto, intorno a me i rumori della famiglia, perché per registrare un video non posso dire a tutti di tacere, quindi dovete un po' perdonare questi rumori che probabilmente sentirete in sottofondo. La mia è solo una riflessione su qualcosa di particolare. Il nostro Presidente del Consiglio ha detto che vuole, ha idea, sta pensando seriamente a nazionalizzare le banche. Probabilmente è un ritorno ai suoi trascorsi socialisti, quando era amico di Bettino Craxi. In qualche modo sta ripensando a un intervento dello Stato, laddove lo Stato fino adesso è stato solamente messo da parte e usato come un regolatore per fare gli interessi non della collettività, ma dei singoli. Se fosse questo vero, probabilmente ci troveremo davanti a un Berlusconi che verso il tramonto della propria vita pensa veramente a bene pubblico, ma io non ci credo. Io credo che quando vogliono succhiarci il sangue, allora interviene lo Stato, interveniamo noi con i nostri soldi, i nostri sacrifici, e quando devono guadagnare lo Stato viene messo da parte, perché i soldi se li devono fottere solamente loro, altrimenti non si avrebbero le scuole private, la sanità privata, si è privatizzato l'Italia dopo averla ridotto a un relitto, dopo aver fatto sì che i lavoratori preparassero da loro stessi le mani per farsi male. Sono stanco, sono scocciato. Diceva Storace che tra il PD e PDL passa solamente una L. Sul Corriere della Sera addirittura si propone Fini come leader del Partito Democratico. Questo vuol dire prendere in giro tutti coloro che hanno creduto seriamente nei valori della solidarietà, della giustizia, ma abbiamo solamente una classe politica che ha l'aterosclerosi del denaro, cioè pensa al denaro come guadagnarlo, slittando tra i diversi poli, tra il liberismo di qualche mese fa e il socialismo attuale. Signori miei, mi sono scocciato, credo che ci siamo scocciati. Buonasera.